Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Stefania alias Dixie La Rouge. Il titolo del video di oggi è volutamente provocatorio, appunto si chiama Ciao falliti. Ma l'intento di questo video in realtà è molto positivo e non provocatorio. Nel senso che come insegnante di yoga che ha raggiunto, diciamo, è arrivata a questo obiettivo, questo in realtà non è un obiettivo, ma realizzare questo sogno appunto di diventare insegnante, di aprire un centro, sono dovuta passare attraverso quelli che molti potrebbero definire tanti tantissimi fallimenti. La mia storia è simile alla storia di molte persone della mia età, che si sono dovute, tra virgolette, reinventare a causa della famosa crisi, ma in generale a causa del cambio e della modifica un po' di quelli che possono essere essenzialmente i sistemi di gestione del lavoro, i sistemi di gestione economica e così via, insomma il progresso in generale a livello economico che va a privilegiare alcune tipologie contrattuali, alcuni tipi di lavori. Essenzialmente io nasco come dottoressa in legge, quindi ho una laurea magistrale e successivamente alla laurea, pochi giorni dopo, ho trovato lavoro in un giornale nel quale ho lavorato per 5 anni. Durante questo periodo sono diventata giornalista, mi sono iscritta all'apposito albo e poi dopo 5 anni, ta-dam, la favola del giornalismo è finita, nel senso che mi hanno lasciato a casa. Nel frattempo però stavo coltivando una mia passione, che è quella essenzialmente dello yoga, quindi avevo già intrapreso il percorso di formazione che ho definitivamente concluso nel 2013 e a seguito appunto di questo percorso di formazione ho avuto il mio bel diplomino, che in realtà in Italia non è necessario per poter insegnare yoga, ma conditio sine qua non, almeno a livello morale e di correttezza verso i propri allievi, anche perché senza non si è un buon insegnante se non si è approfondito per almeno un tot di anni, appunto in generale lo yoga. Ma per raggiungere questo obiettivo, appunto, io sono passata attraverso dei fallimenti. Mi sono laureata col massimo dei voti e poi non ho fatto l'avvocato. Ho iniziato a fare la giornalista, ma poi anche questo non è andato in porto. E molte persone che io conosco ritengono che io sia un fallimento, essenzialmente, nel senso che ritengono che non viva al massimo del mio potenziale, tuttavia non prendono in considerazione un grandissimo parametro che è quello appunto della felicità. Quindi prendendo come esempio la mia storia, volevo appunto incoraggiare tutti voi a non considerare il fallimento come qualcosa di assolutamente negativo. È ovvio che nel momento in cui si perde il lavoro oppure ad esempio, si interrompe la carriera universitaria perché si capisce che quello che si sta facendo non corrisponde più alla propria idea di futuro, ci si sente molto frustrati, soprattutto perché magari la famiglia aveva delle aspettative, perché ci si appunto aspettava di fare un determinato percorso per il proprio futuro e quindi questo va in malora e ci si sente ovviamente molto molto, diciamo, depressi, anche se usare questo termine è un pochino esagerato, però per farmi capire quello che accade essenzialmente è questo. Ma bisogna utilizzare i fallimenti in maniera positiva e in che modo? Essenzialmente come episodi grazie ai quali crescere e riuscire appunto a trovare la propria strada. Se io non avessi avuto questa serie di fallimenti, probabilmente non avrei rischiato quanto ho rischiato nell'aprire questo centro, nell'intraprendere questo percorso, perché di rischio comunque si parla a livello economico, a livello personale e così via. Quindi prendiamo tutti quanti il fallimento come un'occasione di crescita, così come nel video sulla brutta giornata, anche in questo caso so che non è semplice, soprattutto perché quando noi crediamo in qualcosa, il fatto di non riuscire a realizzarlo immediatamente ci rende veramente molto tristi. Un conto è se fosse qualcosa della quale non ci importa nulla, ma se noi siamo veramente convinti di fare, in questo caso l'insegnante di yoga, di fare il musicista, di fare l'avvocato, e questa cosa non ci riesce, ovviamente le sensazioni che proviamo sono molto negative. Però bisogna
riuscire a prendere in considerazione appunto questa come un'occasione di crescita. Anche perché io conosco molte persone che hanno avuto una vita essenzialmente lineare, hanno fatto scuola, molti non si sono neanche laureati, lavorano e basta. E nel confrontarsi con queste persone si nota una differenza relativa alle esperienze di vita che comunque è rilevante, almeno dal mio punto di vista, nel senso che non riusciranno magari a capire quale può essere la soddisfazione appunto dell'aprire il proprio centro yoga, di vedere le classi piene di allievi, di fare un seminario e riuscire ad avere tante persone. Quindi se si va tra l'altro a vedere la storia delle persone che hanno fatto la storia, che possono essere ovviamente una su un milione, ed è quello che spesso mi viene detto, però si nota come queste persone quasi mai hanno avuto la vita facile, dagli scrittori agli attori, c'è chi appunto prima di fare l'attore faceva il carpentiere, mi ricordo alcuni aneddoti di questo tipo, chi si è visto come Mary Higgins Clark rifiutare il proprio romanzo fino all'età di 40 anni. Quindi comunque ci sono tantissimi esempi nei quali si dimostra come sia la tenacia l'antidoto fondamentale al fallimento o a quello, rispetto a quello appunto che noi possiamo intendere come fallimento. Sappiate che se ci avete messo voi stessi in quello che avete fatto non avete fallito, avete comunque fatto qualcosa di importante che vi porterà delle cose positive nel futuro e non dovete soprattutto ascoltare chi sta intorno a voi, perché chi sta intorno a voi, a meno che sia un saggio e magari voglia farvi desistere dal fare dei gesti inconsulti, qui ci può stare, ma spesso chi è intorno a noi A non riesce a capire quello che noi intendiamo fare, B non riesce a mettersi nei nostri panni, C non ha la capacità empatica di capire quanto per noi sia importante perseguire una determinata strada, un determinato sogno, di spesso può essere invidioso. E questo accade soprattutto al di fuori, ad esempio, della famiglia. Quindi le persone, io non sono una di queste, sono una di quelle che mette in pratica il motto per il quale dobbiamo tutti quanti incoraggiarci a vicenda. Dobbiamo competere appunto nell'incoraggiarci e non nello scoraggiarci, ma tante persone godono del fatto che gli altri non abbiano successo, perché sono povere dentro e quindi hanno come unica soddisfazione il criticare gli altri e l'essere contenti dicendo: beh, non è capitato a me, è capitato a lui, evviva, come sono contento. Però sapete che queste persone avranno sempre una vita abbastanza triste, perché il guardare agli altri è in realtà molto positivo. Se queste persone possono per noi costituire un esempio che ci porti a migliorare noi stessi. Se noi guardiamo gli altri per criticarli, per dire delle cose negative su di loro, allora siamo solo dei poveracci. Quindi siate contenti essenzialmente di essere falliti e di aver fallito in qualcosa nella vostra vita, perché solamente attraverso il fallimento riuscirete a crescere. E magari riuscirete a trovare, come è stato nel mio caso, la via per la vostra vita. Magari non sarà quella definitiva, io non so se fino alla fine dei miei giorni farò l'insegnante di yoga, ma per il momento questo mi rende molto felice e quindi questo è l'importante. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi saluto e se avete qualche commento da fare, come al solito, lasciatemi tutti i commenti possibili e immaginabili al di sotto di questo video e sono aperta a qualsiasi critica costruttiva, non costruttiva, l'importante è che non ci si limiti agli insulti beceri, ma appunto lasciate pure un commento, ditemi cosa ne pensate di questa tematica, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!